Ausbane, che significa una festa, un festino, come lo chiameremo noi, in una casa con un sacco di gente per Natale, cioè una cosa a tema natalizia. Ed è esattamente come noi ce la immaginiamo, cioè quindi tutte le persone stanno indossando tipo dei maglioni natalizi molto, non lo so, divertenti, stupidi, scemi. La gente parla tipo di come si è ubriacata ai matrimoni, di come si è fatta male ai matrimoni, cioè, capito, tutta questa cosa tipo un po' da, non so, da film americano. Vi voglio mostrare tutto ciò perché è veramente bellissimo, è una cosa che dovete vedere. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Ciao a tutti! Buon anno ragazzi! Partiamo dal presupposto che non sono mai stata una grande fan del Natale, per vari motivi personali, familiari, che adesso non sto a raccontarvi. Il periodo natalizio mi ha spesso messo un po' di malinconia addosso, ricordi vari. Sicuramente mi fa un po' strano essere qui a fare un video a proposito del Natale, però non potevo non parlare dell'atmosfera speciale che c'è qui durante il periodo natalizio. Anche perché alla fine l'ho attraversato molto felice e contenta, e per niente malinconica. Quindi posso dire che quest'anno il Natale mi è piaciuto. Non so se è dovuto al fatto che per la prima volta l'ho passato fuori dalla mia città. Di solito ho sempre trascorso il periodo natalizio a Roma, che è la mia città natale. Anche quando vivevo a Milano tornavo sempre a Roma per le feste. Forse dopo 25 anni sempre nello stesso posto, al 26esimo è stato, diciamo, positivo per me cambiare aria. Innanzitutto è stato il mio primo White Christmas, così si dice in inglese. Tradotto letteralmente in italiano sarebbe Bianco Natale, ma è una traduzione che fa abbastanza schifo. Chiamiamolo Natale innevato. Nei miei ricordi non c'è mai stato nessun dicembre e nessun Natale innevato prima d'ora. Questo è stato assolutamente il mio primo. E ragazzi, va detto, la mia anima da Grinch si è sciolta. Con la neve e l'atmosfera natalizia è tutta un'altra storia. Sono stati dei giorni felici, l'atmosfera qui è molto festosa e anche contagiosa. Diciamo che rispetto all'Italia, il Natale probabilmente qui è più incentrato sugli addobbi, sulle decorazioni, sulle luci, piuttosto che sul lato religioso. Ovviamente qua il marketing pompa da paura, non avete idea di quanti oggettini c'erano nei negozi a tema natalizio. I negozi erano pieni di qualsiasi cosa voi possiate immaginare a tema natalizio. Per farvi un'idea, il 26 dicembre qui ovviamente non è Santo Stefano, ma viene chiamato Boxing Day, ovvero sconti shopping. Lo shopping qui non si ferma mai, anche dopo Natale. E adesso che è appena iniziato l'anno nuovo, i negozi hanno già sparaccato tutte le cose natalizie e hanno iniziato a riempire negozi di oggetti per San Valentino, addobbi e decorazioni per San Valentino. Gli atri dei palazzi e dei grattacieli di Toronto erano tutti pieni, pieni di addobbi e di decorazioni ed erano molto belli. E poi ho visto delle decorazioni in giro che mi hanno fatto un po' sorridere, un po' esagerate, ecco. Diciamo che qui il Natale è veramente una cosa seria. In questi giorni ho anche visitato il mercatino di Natale di Toronto, che si trova in un quartiere che si chiama Distillery District. È un'area veramente molto bella a sud-est della città ed è stata persino designata patrimonio dell'umanità. È piena di boutique, ristorantini, studi artigiani, è molto affascinante anche perché è tutta costruita con questa architettura industriale, anche perché si trova negli edifici di una vecchia distilleria.
sicuramente tornerò a visitare questo quartiere una seconda volta perché voglio vederlo anche senza, diciamo, il mercatino di Natale. In questi giorni ha nevicato veramente tanto e le temperature hanno raggiunto picchi estremi. Abbiamo raggiunto temperature da record per il periodo, non da record per me ragazzi, ma da record per il Canada. A quanto pare qui non faceva così freddo in questo periodo da anni. Siamo scesi fino a meno 20 e meno 25 gradi e devo dire che è un po' particolare avere a che fare con queste temperature. Insomma, sono stata fortunata, ho beccato proprio l'anno gelido canadese, ho scelto l'anno giusto. Ormai le temperature si sono assestate da più di una settimana, intorno ai meno 15, meno 20 gradi. Non so come sarà prossimamente, spero non peggiori, anche se ormai diciamo che ormai fa freddo, meno 20, meno 15, c'è poca differenza. Mi sto abituando ovviamente e ho l'attrezzatura giusta, quindi sopravvivrò, non vi preoccupate. Ma ora vi devo raccontare un po' di esperienze natalizie che ho fatto, che sono veramente, veramente particolari. Prima di tutto vi devo raccontare questa cosa che è tipicamente canadese. Vi spiego di che si tratta. Molti qui non si accontentano semplicemente di andare in un negozio e comprare comodamente un albero di Natale pronto da addobbare, no? Si armano di stivali da neve, vestiti caldissimi e sega, vanno in un campo di abeti appositamente creato per questo scopo e cercano l'albero perfetto nel bel mezzo di un paesaggio freddo e innevato. Dopo aver scoperto questa cosa, ho veramente capito perché in How I Met Your Mother Robin viene sempre presa in giro dai suoi amici per il fatto che è canadese e viene dal grande nord. Questa è veramente una cosa estremamente nordica da fare. Ma è stato veramente divertente e anche molto bello essere immersa in questo campo completamente innevato. C'era un silenzio indescrivibile. E il panorama era bellissimo, è un'esperienza che non avevo mai fatto. Alla fine l'albero scelto è stato trovato dopo circa un'oretta ed è stato tagliato a mano, come dei veri taglialegna. Ovviamente non da me, perché non avrei mai avuto la forza. Era un albero enorme, il più grande che io abbia mai visto in una casa, credo. Anche la cena a cui ho partecipato per la vigilia di Natale è una cosa che vi voglio raccontare. Mi sono ritrovata a vivere, senza volerlo in realtà, una vigilia italo-canadese ed è stato divertentissimo. Sono stata ospite a casa di una famiglia enorme, capitanata da una bisnonna italiana, pugliese per la precisione, che si è trasferita in Canada quando aveva 20 anni e adesso ne ha 79. Si sentiva proprio l'atmosfera italiana nell'aria, i piatti, la cucina era italiana. Lei ovviamente aveva cominciato a cucinare dal giorno prima, ma soprattutto questo è il vero indizio che mi dice che ho vissuto una vigilia veramente in stile italiano. Puzzavo di fritto. Quando sono tornata a casa i miei vestiti erano impregnati di odore di fritto. Anche la casa era arredata in stile italiano. Sembrava di essere un po' in una casa negli anni 60, in un piccolo paesino del sud. C'erano miliardi di foto attaccate ovunque, la casa era arredata con uno stile rustico. La cena è stata lunga, numerosa, eravamo almeno 20 persone, e ovviamente rumorosissima. Tutti sanno quanto noi italiani siamo rumorosi. C'è da dire che la cena non è stata così lunga quanto lo sarebbe stato in Italia. Diciamo che mancava un primo, di solito sono abituata ad avere antipasto, due primi, due secondi e dolci a non finire. Questa volta invece ho avuto solo un primo, ma tutto il resto è stato identico, non avete idea della quantità di dolci che c'erano. C'erano più dolci che persone praticamente. Come potete vedere, il viaggio di ritorno è stato molto caratteristico. Nevicava pesantemente e sembrava di essere in una specie di film dell'orrore. Ma sono sana e salva, come potete vedere. E poi la mattina di Natale mi sono svegliata con un sole bellissimo. Questo è il bello dell'inverno in Canada. Giornate con delle nevicate incredibili si alternano poi a dei giorni in cui c'è un sole veramente spaventoso. Il tempo cambia veramente velocemente, i giorni sembrano un po' la quiete dopo la tempesta. Il mio pranzo di Natale invece, anche se in realtà è venuto a cena, è stato un po' più canadese, anche se in realtà al tavolo c'erano tutte le nazionalità possibili. Perché il bello del Canada è anche questo, non esiste il canadese, esiste un miscuglio di persone che provengono da qualsiasi parte del mondo, che hanno origini diversissime, è fantastico. Come previsto non è durato ore come quello all'italiana, c'è stato un antipasto, un piatto unico e poi tantissimi dolci. Ma non per questo è stato meno piacevole, anzi ho scoperto una cosa nuova che mi piacerebbe ci fosse anche in Italia, perché rende, diciamo, i regali di Natale un po' più divertenti e meno noiosi. È un gioco di gruppo e si chiama Secret Santa. Praticamente si ricevono dei regali, ma non si sa da chi.
e una volta scartati bisogna indovinare. Praticamente ci sono un tot di partecipanti che devono essere di numero pari e ognuno di loro viene accoppiato a estrazione a un altro partecipante. L'estrazione però è segreta e deve essere fatta da una persona che è esterna al gioco, che si preoccuperà solamente di avvisare le persone che partecipano con un messaggio o comunque telefonicamente chi è il loro Secret Santa, ovvero chi è la persona a cui devono fare un regalo senza però rivelarsi. Ovviamente si sceglie un importo comune che deve essere rispettato e che può essere qualunque. Ad esempio, una persona numero 1 è stata accoppiata a estrazione a una persona numero 2. Questa persona numero 2 è il Secret Santa della persona numero 1, ma non saprà che il suo regalo proviene dalla persona numero 1 finché non arriverà il giorno dello scartare i regali. Quel giorno la persona numero 2 proverà a indovinare chi è stato a scegliere il suo regalo, ma gli autori dei regali non verranno svelati finché tutti i regali saranno stati aperti. Qui di giochi per i regali di Natale ce ne sono tantissimi e trovo che sia un'idea veramente carina. Mi piacerebbe che si facesse qualcosa del genere anche in Italia. Ad esempio c'è anche un altro gioco che è molto divertente che ho sperimentato proprio durante la mia vigilia italo-canadese. È sempre un gioco di gruppo, si sceglie un importo che può essere qualunque, da 10, 20, 30, 40 dollari, e ogni partecipante compra due o tre regali di quel valore. Il giorno scelto per scambiare i regali, questi vengono tutti messi al centro della tavola. Si prende un mazzo di carte e ogni partecipante riceve una carta. Si prende un altro mazzo di carte, contenente però solo le stesse carte già distribuite, e si inizia a chiamare queste carte almeno per 3-4 turni. A turno le persone che hanno la carta che viene chiamata possono scegliere un regalo dal mucchio. Ma qui viene il bello, molti decidono di incartare il regalo un po' in maniera ingannevole, per farlo sembrare un'altra cosa. Ad esempio io mi ero fissata con una scatola che sembrava una bottiglia di vino, e invece quando poi l'ho sollevata dal tavolo ho capito che avevo fatto un errore tremendo, perché era troppo leggera. Infatti dentro c'erano dei calzini. Si continuano a chiamare le carte anche quando tutti i regali al centro sono finiti. E quindi a quel punto si può iniziare a rubare un regalo a qualcun altro, un regalo che magari ci sembra appetibile. Vi assicuro che è molto divertente e l'obiettivo è anche un po' quello di comprare dei regali insoliti, divertenti. Quindi poi quando si vanno ad aprire i regali si ride sempre. E poi è anche un gioco in cui vincono tutti, perché la regola dice che chi ha tanti regali deve cederne almeno uno a chi non ne ha nessuno. Quindi possiamo dire che ho sperimentato sul campo la differenza tra Natale canadese e Natale italiano e ho anche avuto l'opportunità di viverli assieme. È stata una bellissima esperienza che mi ricorderò per tutta la mia vita e se vogliamo proprio fare un verdetto, in Italia si mangia di più e facciamo più casino. Ma qui sicuramente sanno come rendere l'atmosfera speciale e come divertirsi con i regali. Per oggi vi saluto, ciao, a presto! Spending the night with me.